Che bella questa locandina di Amarcord, quando il cinema poteva fare a meno della fotografia, della illusione che il cinema dovesse essere la riproduzione fotografica del reale per assegnarsi, consegnarsi al disegno, ai colori e alla grafica, al lettering del titolo Amarcord. Io mi ricordo Federico Fellini, 100 anni dalla nascita, 20 gennaio 1920. Mi piace ricordarlo così, con quello che è uno dei suoi film più celebri, più famosi, più intimi e nello stesso tempo più universali. E mi piace ricordarlo dicendo che certo oggi tutti lo celebrano, sono piene tutte le piazze d'Italia di manifestazioni, di eventi, di conferenze, di mostre, ed è giusto che sia così. Anche se mi viene da dire che la lezione di Fellini non è stata molto seguita dal cinema italiano, forse perché era talmente grande che il suo esempio non è facilmente imitabile, ma forse anche perché Fellini, a differenza di quanto pensano la maggior parte, di altri suoi colleghi o anche di tanti critici, non pensava che il cinema avesse bisogno della realtà. Per lui il cinema doveva essere finzione, doveva essere menzogna, illusione, doveva creare mondi e portarci altrove. E mi piace ricordarlo per questo. Fellini è stato un grande inventore di forme, un uomo che col cinema ha saputo creare un universo parallelo dove ci possiamo dimenticare della realtà e possiamo illuderci, credere che un altro mondo sia possibile.